suo specchio e non ride di sé. Ciao, bene. Come vi chiamate? Eroi, con la E. Da dove venite? Da Bologna. Secondo voi il posto dove venite ha influenzato la musica che fate? Oddio. Beh, negli anni probabilmente sì, in parte. La scena probabilmente sì, di Bologna probabilmente un minimo sì, si è influenzato. Anche se il genere diciamo che è più di stampa americana. Da dove deriva il vostro nome? Ma in realtà cioè, insomma, è un nome comune, no? Di persona, quindi non vuol dire nulla, nel senso non ne abbiamo dato importanza, ci suonava bene e l'abbiamo scelto, ma non c'ha significato. Quando e come vi siete formati? Allora, noi ci siamo formati, noi tre ci siamo formati nel 2010, sì. Come tanti anni fa. 11, anzi. Io e Riccardo suonavamo già insieme con un altro bassista, che era mio fratello, e poi qui a Bologna... 2011, gennaio 2011, mi ricordo perché ho iniziato a lavorare, quindi... Cioè mio fratello è tornato nelle Marche, perché io e lui siamo marchigiani, tornato nelle Marche, quindi è arrivata Chiara. Avete dei dischi all'attivo? Sì. L'ultimo è proprio di aprile, cioè è uscito in aprile. Quanti ne avete fatti? Questo qua è il quarto. Quali sono i vostri riferimenti musicali? È un po' tutto, direi, underground anni 90. Sì, la musica anni 90. Cioè, rispetto a questo genere qua, se si può chiamare genere. Anche da Reptile. Esatto. Sì, noise rock anni 90, tutta la scena di Seattle sicuramente, i gruppi dell'Amphetamine, Reptile. Voi fate delle prove in saletta, avete una vostra saletta? Sì, sì. Condivisa, sì. Una stanza condivisa con altre band, però sì, abbiamo una saletta. E quante volte provate, più o meno a settimana? La media è una barra due, se magari dobbiamo registrare un disco oppure c'è un concerto, allora magari aumenti, ma... Solitamente una barra due, dai. La media è una durante l'anno. Fate musicisti di mestiere, musiciste anche di mestiere o avete... No, assolutamente no. Lavoriamo no. Anche. No, magari. Magari esatto, così. È una questione sofferta. Nel senso sì. Che... Abbiamo delle carriere lavorative avviate. Sì, soprattutto Francesco. Esatto. Ruoli dirigenziali. Esatto. Classe dirigente. Ecco. No, però... Vabbè, no, ridiamo perché in realtà non farlo nella vita, cioè non fare musicisti nella vita è una cosa che impone tanti limiti per forza di cose, per il tempo che gli riesci a dedicare. Cosa vi spinge a fare musica? Passione. La tigna. Sì, passione, prevalentemente. Passione, amore per la musica. Passione, amore per la musica. No, sentiresti che ti manca qualcosa, perché comunque lo fai da sempre. Cioè. Un'esigenza, proprio, qualcosa che devi fare. Con la cacca. Anche poeta. Certo. E voi che approccio avete alla musica? La musica fa parte della nostra vita. Ti accompagna nella giornata, no? In qualsiasi momento della giornata può essere... La viviamo in qualsiasi momento. Io, ad esempio, ne so, anche quando fai le pulizie a casa.
Non so, però cioè è nel nostro universo mentale. Sì, anche se col passare degli anni, forse essendo sempre meno il tempo che uno ha a disposizione, no, per mettersi lì a ascoltare un disco, sì, cioè ovviamente. Non succede praticamente mai di riuscire a mettersi sul divano e ascoltare un disco per un'ora. Andare ai concerti, quello sempre, è sempre, cioè almeno una volta a settimana succede. E preferite la musica dal vivo o quella, tra virgolette, che si utilizza tramite Spotify piuttosto che un vinile? Beh, sì, meglio la musica. No, dal vivo, tutta la vita, sì, sì. Processo creativo per il quale poi riuscite a comporre un brano? Il concetto è, cioè, si ritrova in saletta, no? E poi uno può avere più o meno un'idea che si sviluppa, oppure uno gemma e cerchi di tirar fuori qualcosa. Magari la differenza rispetto a anni fa era che adesso magari cerchi più, parlando anche, non solo suonando, di capire dove vuoi andare a finire la traccia, quindi la sviluppi anche confrontandosi con chi suoni. Magari anni fa c'era un approccio più istintivo, quindi no, non mi piace, cambio, e quindi era un altro modo di fare le prove, anche perché appunto poi il tempo lavorando sempre di meno, quindi per non sprecarlo dovrebbe capire anche sto pezzo dove va a finire, sto disco che, ecco, che senso va. Per voi? Non tagli. Vabbè, ah, così funziona così. Sì, ognuno pesca nel suo gusto, nelle sue capacità, e poi si mettono insieme le idee. Sì. Da dove prendete ispirazione? Dalla vita quotidiana. Serio? Soprattutto per i testi. Esatto. Sì, dai disastri quotidiani, sicuramente, sì. Sì, per sì. I testi sì, sicuramente. Non c'è niente, non c'è nessun concetto politico, emozioni, alla fine, ma, stati d'animo. Sì, non che sia un male, però noi non ci siamo dati quel... Non ci viene, ci viene molto naturale, esatto. Non è che... Esatto. Voi fate una musica anche con dei testi, con delle parole, di cosa parlano? Cioè, stati d'animo, emozioni, dei disastri quotidiani. Sì. Però anche no, anche del dramma di esistere. Situazioni, che so, potrebbe essere una cena, una festa, no? Non lo so. Visioni. Del vivere il quotidiano, con i suoi pro e i contro. Esatto. Sì. E i pro quali sono? I suoi contro. Ok. Che poi rimandiamo ai contro. I pro che a un certo punto della giornata chiuderai gli occhi esatto. E dormirai per... Il pro è che finisce. Esatto, il pro che finisce. No, c'è un barlume di speranza. In che lingua sono? Italiano. Solo italiano? Sì. Adesso sì, una volta no, però... Anche una volta no. Sì, vabbè. Beh, c'è un disco che quasi... Sì, dai, sì. 3 su 4 in italiano. Sì, quindi. Sì, la maggior parte è italiano. Palco, live. Vi terrorizza il palco? Vi non piace? Più. No, non più. A me non sì più. Un po'. E penso che sia giusto. Per un dipende, quando abbiamo suonato a San Siro, forse sì. Beh, perché all'Unipol Arena ti ricordi? A Wimbledon, cioè. No, nel senso, però, dopo hai suonato a Woodstock, ma l'Arena di Verona, un attimo ho preso male, però. Coachella anche. Qual è il posto che vi ha emozionato di più in cui avete suonato? Al Krakatoa a Bologna, per me, al Festival Krakatoa al TPO. Io forse al Marina di Massa. Marina di Massa? Al Tago? Al Tago Mago, okay. Che non esiste più. E lì stava veramente figo. Boh, nel senso...
situazione festival. Mi ricordo un'edizione bellissima del Bologna Brucia XM in cui suonavamo nella sala grande di sopra e era imballato di gente. Forse quel concerto lì, anche il Krakatoa è stato bello, sì, però mi ricordo Krakatoa 2. Quel festival lì. Più Krakatoa in un posto 2, che non c'è più. Molto bello. Anche a Napoli l'ultima volta. Sì, è vero. Ah. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? La gente. Però è successo. allora ragazzi. È successo anche di suonare, come penso succeda di fronte a quattro persone, ma ci sta. No, però aspetta, penso, che cos'è che non deve mai mancare? La gran cassa. Cos'è che non deve mai mancare? È una domanda più difficile di quello che sembra. Il problema è che il problema è rispondere a questa domanda perché quella cosa lì non manca mai, secondo cioè? Me. Cioè? L'ospitalità, tecnicamente le cose che ti servono, a meno che non ti sei messo d'accordo. Ma no, forse la domanda sua era proprio persone, quando... Persone amiche, che siano quelle che ti hanno chiamato, che siano quelle con cui suoni, vabbè, però... che siano tra il pubblico. Ecco, se mancano persone amiche potrebbe andare storto qualcosa. Però è successo pure se andiamo in posti però abbiamo suonato anche in posti nessuno, dove non conoscevamo no? nessuno. Però non è... cioè, quante date abbiamo fatto in posti dove non conoscevamo assolutamente fuori, nessuno? Fuori dall'Italia è successo. Beh, poco. Però poco. È bello perché poi magari diventano amici, cioè riconosci, sì. È bello, bello aumenta quello. Il livello cioè di magari rischio, ti senti però. Un po' scoperto tra virgolette, però io sono sempre più pro per andare in posti dove non ti conosce nessuno in generale. Sì, ok. La frutta non deve mancare la frutta, la vabbè, quella la voglia, sì, la... quella persona, insomma, la motivazione, ecco. Puramente visivo del palco, visual, abbigliamento, luci, vi interessa, non vi piace? Noi di solito questa cosa purtroppo non l'abbiamo mai curata. No. L'unica cosa che mi dà fastidio è se mi arriva una luce sulla faccia, una cosa, cioè non reggi, non, cioè, tutto questo, cioè, ti sei accecato. Però ecco, questa è una cazzata ovviamente. Però non curiamo l'aspetto visivo di... Abbiamo fatto dei concerti con dei visual dietro. Sì, sì. C'è stato chiesto, c'era la possibilità, c'era un proiettore, magari sì. Però ecco, non è che abbiamo ma mai giusto... avuto un dress code, ecco, o cose così. No. Dress code, non no. Abbiamo divise, non... Strumentazione, cosa portate sul palco? Sì, ai personali sempre. Se è possibile, la maggior parte delle cose... Cosa Io uso una Univox adesso. Una chitarra Univox e una testata IVAT 50 custom. Pedalini? Tanto molto figo. Pedalini? Uso un RAT, un distorsore, due delay della Maxon, un Octave, un Octron e un overdrive dell'Ibanez. Io cerco, cioè, nel senso, vabbè, io suono la batteria, cerco di portare quello che più posso per lo spazio che comunque ci abbiamo, perché non ci abbiamo né furgone né una macchina particolarmente grande, quello che io chiamo l'intimo, no? Cioè, nel senso quello che è reputato come, quindi aste, piatti, rullante, sgabello. Marca, fai il professional. Sgabello perché poi tra l'altro successe qui al Cinema Vecchio la prima volta che venimmo nel 2008, 9, 10, non lo so, che io suonai con, visto che ancora dico, vabbè tanto lo sgabello trovo il concerto, suonai con una sedia dei banchi delle elementari e fu un trauma. Quindi da lì ho detto no, lo sgabello lo porterò sempre. Mai più. Ovviamente bacchette. Adesso ultimamente me sto portando anche un tom perché ho l'esigenza di suonare con un tom grande e solitamente non lo trovo e il resto mi adatto perché il batterista solitamente si adatta perché tanto una serata sempre 3 band, la batteria non si cambia mai, quindi cassa e timpano perché uso tre pezzi, uso quelli del locale. La marca? La marca non... Tama.
Okay. Tama Paste, sì, per ora, Ludwig, rullante. Sono passata un Fender Precision solamente, social, solamente, esatto, proprio non è piaciuta per niente questa cosa, ma a me sì. Pedali solamente un overdrive e un boost, entrambi fatti artigianalmente da due persone diverse. Come testata uso una Magnitude Grizzly 500 watt, che anche questa è fatta artigianalmente un po' sul circuito della Trainor. Come gestite un tour poi? Le date dei concerti ci siamo mossi sempre noi per trovarle. Ultimamente siamo affidati un po' anche a altre persone che ci aiutano con il booking. Non facciamo tour estenuanti, insomma. Si suona il fine settimana e magari qualche volta quando sei in ferie organizza un po' di più le festività sante, le festività, sì, dove, sì, dove ci si può allontanare. Voi durante il lockdown siete riusciti a scrivere? Abbiamo fatto l'ultimo disco praticamente, sì, cioè era già terminato, era già pronto, noi praticamente stavamo aspettando proprio di andarlo a registrare, quindi non, per fortuna, tra virgolette, non c'avevamo l'esigenza di andare a fare prove, ecco, come solitamente. Però a un certo punto mi ricordo che quando avremmo utilizzato le vacanze di Pasqua 2020 per andare a registrare il disco, solo che poi è saltato. Poi è andato a finire l'estate. Eh sì, è andato a finire l'estate. E qualche mese dopo, però, vabbè, sì, cioè, l'esigenza e la mancanza anche di ritrovarsi, no? Un'altra settimana per fare prove. Però non abbiamo composto perché l'avevamo già fatto. Esatto, però non c'era l'esigenza di comporre perché già c'era tutto, a parte i testi. Che poi, i testi, ma quello sarebbe successo al di là del lockdown. Mi sono venute nuove ispirazioni, nuove cose durante il lockdown? No. In realtà no, ma questa cosa che ha boostato la creatività non è uguale per tutti. E quindi sì, infatti. A me personalmente mi ha abbastanza spento, ma sì, per però capito col fatto che dovevamo cioè col fatto che dovevamo andare a registrare, l'unica ansia era quando potremo andare a registrare questo benedetto disco e quando potremo suonarlo, beh, quello era un problema successivo. Però social, li amate, li odiate? Io per niente, non li amo, tendenzialmente li odiamo, però visto che appunto coi mezzi a disposizione è l'unico modo per comunicare banalmente quello che uno fa, un minimo cerchiamo di starci dietro, il minimo sindacale. Perché è così, o è così, o è così. Cosa pensate della scena musicale italiana attuale? Esiste? Sì, sì. Non so. Ma c'è. A livello di underground, noi viviamo a Bologna che è ancora oggi, nonostante tutto, un'isola felice, credo, nel senso che c'è un sacco di gruppi, c'è una cosa che si può chiamare scena, ci si ritrova sempre con concerti e siamo anche molto uniti, se vuoi. Sì, sì, ma è molto limitata lì, però. Sì, a livello di scena italiana, poi se dobbiamo, cioè la scena underground italiana è molto bella, nel senso che negli anni abbiamo una rete di gruppi, amici un po' dappertutto. Poi se vai nel mainstream, mani nei capelli, ma quello mica è una cosa di adesso. Infatti.
Avete dei progetti futuri? Fa un altro disco, dai. Esatto. Quando abbiamo un'ispirazione. Video? Sì, sì, quello sì. Esatto. A breve proveremo. A breve usciremo con un video. Voi vi fate dare una mano da un'etichetta discografica? Allora, in realtà l'etichetta più seria che abbiamo incontrato è proprio quest'ultima, più seria, insomma, un po' più professionale, diciamo, che è Overdrive Record, è un'etichetta di Milano che ci ha aiutato molto, ci ha stampato i dischi, ci aiuta anche un minimo con l'ufficio stampa, promozione del disco. Nei dischi passati ci aiutavamo con le etichette, insomma, era una cordata locali e non, con coproduzioni, sempre gente molto carica, però era tutto un altro modo di lavorare, insomma. Ognuno ha fatto il suo, sempre, comunque. Dato che suonate da diversi anni, un consiglio che volete dare alle nuove leve che cercano di suonare? Io penso, in primis, divertirsi. Sì. Cioè... quella è la prima cosa, vale pure per noi. Vale per tutti. Certo. Poi dipende dal cioè... Non so, ad esempio per me è stata un'esigenza naturale prendere una chitarra in mano, non so se è uguale adesso, non so, l'amore verso uno strumento e verso la musica d'insieme, cioè divertendosi, insomma. Per me avevi pure una certa costanza, cioè, nel senso, adesso un giovane si vuole avvicinare al mondo della musica, secondo me sì, suono un anno, poi non mi frega più un cazzo, poi è... però ecco, non lo so, noi l'abbiamo sempre fatto... esigenza, però se una persona vuole suonare seriamente serve una costanza, non è? Eppure quando te rompi le palle o cioè, sì, devi andare avanti, poi se non c'hai più niente da raccontare poi puoi anche sciogliere il concetto, sì, vabbè. Però cioè, una band è come avere un matrimonio, cioè, nel senso, come essere sposati, però non te devi così. Cioè non te devi buttare giù a, non so, non è una voglia passeggera, ecco. Sicuramente il passaggio tra fare i pezzi di qualcun altro e fare i pezzi tuoi vabbè, è una cosa che devi sentirla, cioè devi avere qualcosa da dire. Sì, sì, ma, insomma, vabbè, ma questa cosa qua la puoi fare anche senza uno strumento, in realtà. Sì. Anzi, adesso più che mai, secondo me. Cioè, poi fa anche se guardi l'hip hop, cioè, insomma, l'importante è avere qualcosa da dire. Poi in che modo la musica comunque ti aiuta, nel senso che la musica è molto più ampia di limitare uno strumento, cioè non è che sì, è quello, insomma, sì, portare avanti un'idea. Tre progetti musicali o artistici che bisogna assolutamente conoscere. Allora, proprio tre generi completamente diversi. Vai. E anche livelli di Vai. Notorietà e scene completamente diverse. Allora, partiamo dall'underground più totale. Miglior gruppo, secondo me, dell'underground italiano degli ultimi 10 anni, Sinons e The Seas. Romani da scoprire se uno non li conosce ancora. Purtroppo non suonano più, ma quando c'è stata l'occasione di vederli è stato epico. Poi, Ben Frost, mi viene da dire, uno dei concerti più belli che ho visto negli ultimi 5 anni è sicuramente il suo, e gli Algiers, una band americana, sono di Atlanta loro, sì, non mi ricordo, forse, e visti recentissimamente al Bronson, una potenza veramente che non vedevo da un po'. Danny Vane, Beatles, Eladio Buloco. Qualcosa di completo. Non è così scontato, no, conoscere Eladio Buloco. Vabbè, uno ce ne mettiamo. Allora, imprescindibile secondo me avere i Melvins, poi avere un grande del jazz che è Miles Davis, Bitches Brew, per tutto un discorso di improvvisazione, per un discorso proprio viscerale, di intimo, ti dico gli Slint. Ok. Molte grazie. Grazie. A te. Ciao, ciao. Grazie.